venuto il direttore a 5:29 a dirmi se per caso voglio rimanere lì ancora, 5:29. No, gli ho detto di no, lui mi ha detto ti manderò a casa i sindacati. Ah sì? Aspetta ancora 30 secondi. Come al solito 5 e mezzo che ho timbrato, adesso vai a chiamare il Presidente della Repubblica. Stesse identiche parole, gli ho detto. I GAT di Romanengo, ma perché i GAT? Allora, quelli della polisportiva hanno il GAT, quelli delle moto il GAT, quelli il GAT, tutti i GAT, e c'è il signorotto lì del paese, è stato attaccato dal Barbarossa, Barbarossa è stabilito intorno, tutto era pieno, questi, madonna, li prendiamo per fame, tanto un castello così, dove che ci mettono a morire di fame, stiamo qua un anno, prima o dopo, e questi vanno avanti, e questi vanno avanti. Il Barbarossa non sapeva che il castello di Romanengo era collegato con la palazzina della Cascina Albera e il castello Forserco di Soncino. Quindi questi a piedi andavano a prendere il grano e lo portavano qui. Hanno preso i topi da tutte le parti e li hanno buttati tutti di là del muro di cinta. Madonna, quelli, diciamo, le persone che c'erano di là, con i topi da tutte le parti che hanno fame, gli mangiavano tutto il grano. Allora, questi cosa hanno fatto? Da Soncino hanno portato tutti i gatti, che hanno mangiato i ratti, e questo l'ha diamanti con un bel po', e il Barbarossa. Mia mamma è stata la prima cittadina, ma no, ma adesso ha dei problemi che non è il caso, ecco. Comunque è stata la prima che è entrata, tempo di guerra, mi diceva che quando c'erano i bombardamenti si nascondevano e facevano uscire dal laboratorio. Per esempio, io non quello lì che la proprietaria della casa era la signora Teresa, non lo sapevo. Io ho pensato che lui è venuto qua a lavorare perché ha conosciuto questa Teresa che abitava a Salvirola per me. Abitavano qui, lei e sua sorella. Allora, secondo te, quando è andata dentro tua mamma, quante erano le donne che c'erano dentro? Ma chi mi ricordo io, lei mi parlava appunto di Maria Bocca, Maria Buffelli, dopo delle altre me le parlava, però penso che siano entrate nel 47, perché se 47. Dici che è entrato 17 anni, è del 30, ecco. Mio papà. Quindi nel 47, 48, ecco. Io ho sentito che lui è venuto qua in Italia perché in Germania non ne davano il permesso di lavorare. Con questo filato, ma con poche cose. Andava a fare il mercato a Milano. Sì. Che poi era più cotone che amianto. È vero. Dopo è più cotone l'amianto. Sì, perché all'inizio lavoravano anche era misto, metà e metà. Quando ci hanno parlato dell'INAR, la prima cosa che ci siamo chiesti è stata dove si trova questa fabbrica. Analizzando le mappe ci siamo resi conto subito del fatto che si trova molto vicino alle abitazioni e al centro storico. La fabbrica si trova molto vicino alla nostra scuola e alla palestra e anche vicino all'oratorio dove ci troviamo per giocare e fare attività sportiva. Inizialmente il capannone conteneva tanti telai, uno dietro l'altro, tra le due file un passaggio per le persone.
Poi, quando sono iniziati gli accertamenti sugli effetti delle polveri sui lavoratori, hanno allargato lo spazio tra le macchine, riducendone il numero, e le hanno isolate una a una o a coppie con dei box. Questi accorgimenti hanno rallentato la produzione con la conseguente perdita di ordini e di guadagni. Come possiamo vedere dalla planimetria, la fabbrica era divisa in vari reparti. Reparto A dei telai per la tessitura dei nastri, reparto B dei telai per la tessitura delle tele, reparto C dove c'erano le tracciatrici per le fibre tessili, reparto D invece le trance. Nel reparto E varie macchine per la grafilatura, nel reparto F invece le tracciatrici per i metalli. Dal 15 di dicembre sono stato assunto nel 67 e sono rimasto lì fino al 30 novembre del 1993. I proprietari venivano dalla Germania, il signor Ugo Angere e la moglie delle nostre parti, era nativa di Salvirola, Teresa Rapetti. Lei faceva la maestra elementare, lui faceva il rappresentante già di materiali d'amianto. Poi ho trovato in solaio degli iscritti ancora che gli mandava delle cartoline nel 37, 38, 39, 40, già da Palermo, Cagliari, quindi era un uomo che girava già il mondo a quegli anni là. Una delle prime macchine ci sono venute a Romanengo, non le sue, però era brava gente. Qui i tedeschi erano odiati per i noti motivi, e è rimasto praticamente sfollato qui, lui e il fratello a casa della Rapetti. Loro avevano la villa con tutta la terra dietro, così, e hanno fatto un piccolo capannoncino con un telaio, una bobinatrice, sono messi a fare, lavoravano loro e via. L'azienda è cominciata così. Però quello che io sono rimasta è stato la busta paga, perché era il doppio di quella che prendevo alla casa del nanetto. E allora c'era mia zia, perché mia mamma non l'avevo mica più, e mia zia mi diceva, devi giocare te. Mi diceva, ma sì Luisa, vedrai che dopo ti metterai e vedi che la busta paga è il doppio, sei qua in paese, non hai spese di trasporto, e allora ci sono rimasta. Io mi chiamo Mario. Mario, cognome? Sono Frassi Mario. Frassi. Dici di tua moglie chi è? Marchese Adriano. Cosa ha fatto lì? Ha lavorato sui telai, ma una volta negli anni 60, 64, era qua in paese, andavano con la bicicletta, capito? E anzi, erano tutti, facevano raccomandare per andare. Eravamo Grechi, che Vincenzo Grechi, uno dei primi che è mancato, faceva? Trasporti, lui era facchino, ma andava non col camion, né con l'auto. Stava a Crema a fare le bombole col carrettino. E lavorava lì? Lavorava, sì. Vabbè, c'era poco qua. C'era il Poli, officina meccanica Poli, e poi c'era lui. La vicenda Inar è stata vissuta come un'occasione di lavoro importantissima, l'unica, perché l'alternativa era il pendolarismo, poi qui a Romanengo. Era un fabbricato un po' buio, quando entravi era un po'... cioè ti dava l'impressione di essere un po'... queste piante, era curata bene l'esterno, sì. Questa casa padronale molto bella, particolare, non è un solito casa di Romanengo, rurale, così, quindi dava un po' questa idea... così, un po' da sole, un po' bella, tutte queste alberi, c'è sempre i fiori curati. Sì, ero sempre lì. Perché bisognava andare a lavorare. Nell'ignoranza della cosa bisognava andare a lavorare. Tornavano a casa allegre, pieni di vita, tutti i ragazzi. Era fortunato chi entrava lì. Per noi l'amianto era una presenza costante dappertutto. La rotte proprio di in bicicletta, queste donne, non so, tornavo da scuola a mezzogiorno e dovevi fermarti perché passavano da lì, dall'uscita dell'azienda, vedevi tutte queste persone che uscivano. Mi dicono che si mangiava. Si mangiava il panino sul telaio. Perché quando facevano i turni, io sono entrata, i turni non c'erano più, quindi magari quel piccolo spuntino a mezza mattina. Però loro che hanno fatto i turni, la cosa era magari... Si mangiava davanti al telaio un panino? Sì, mangiavo anche l'amianto. Lo mandavo e mangiava giù. Anche l'amianto? Ma io mi ricordo il sapore dell'amianto. Sembra una... Cioè? Aveva un sapore particolare, sì, me lo ricordo. Me lo ricordo bene, sì. Perché si ingoiava, per forza. Tutta gente che
era convinta di aver trovato la soluzione ai suoi problemi, però in realtà questa qui si è dimostrata solo una fabbrica della morte. E mi sembra doveroso che abbiano il tutto possibile adesso, spero per loro. Se vanno avanti così mi sa che li tolgono ancora più. Quasi ogni famiglia ha dei ricordi un po' nefasti. Fate qualcosa in paese per appoggiarci? Ormai se ne fregano tutti. In che senso se ne fregano tutti? Ma qualcuno vi aveva detto che lavorare all'amianto era pericoloso? Fino agli anni 80 no, si faceva queste visite, queste lastre a Cremona, venivano prima, i primi momenti venivano giù addirittura con col camion, col pulmino, e lì ce li facevano sul pullman. E poi invece si andavamo noi a Cremona, però nessuno ci ha mai detto l'amianto cos'era. C'erano i muri, c'era una spanna di polvere su, una spanna, perché l'amianto è una polvere molto sottile ma molto, diciamo, come cotone, soffice ma voluminosa. Purtroppo il sabato, quando c'erano tutte le macchine ferme, ci facevano andare tutti i maschi con delle scope di 3, 4, 5, 10 metri a tirarlo giù dai muri. Sembra una cosa impossibile, ma è sempre stato così. Ugo? Sì, Ugo. Era burbero. Però quando... Era buono, dai. Sì, però te lo stavo appunto dicendo, quando c'era un momento di... aveva anche un momento di dolcezza, di delicatezza. Ecco. Perché poi era della precisione. Sì, sì, no, lui era severo, ma nel giusto, diciamo. No, i soldi è lui che te li fanno. Ah, sì, bisogna dire una cosa, che per impagare... Sì, no, loro sono sempre stati perfetti, precisi. In queste cose, sì. Ai vostri tempi. Ai nostri tempi. Ma all'inizio, quando si facevano le straordinarie, e pagavano la metà. Ah, bene. Cioè, che se prendevano, non so, 100 lire, diciamo, gli straordinari erano 50. Ah, sì, anche quello lì, che insomma, si è sempre svegliato Vincenzo all'inizio. Sì, sì, sì. Quando si facevano manifestazioni fuori, con i cartelli avanti e indietro, davanti allo stabilimento chiuso, lui era fuori che ci guardava con il toscano in bocca. In tante occasioni in fabbrica avevo bisogno di coltura, di qualcosa di più, di studio, per affrontare i miei diritti, e non sono stata capace perché appunto non avevo lo studio. Com'è? Ti ricordi quando abbiamo festeggiato gli anni con Sciorugo? Sì, beh, il primo anno che siamo stati qui. No. Io ero 2 anni, tu 1. Era Principe Cusè. Sì, abbiamo fatto anche un paio d'anni la cena della ditta, proprio tutti, 100 e rotti persone, e lui consegnava, secondo il suo, la medaglia d'oro, quella di bronzo, quella di legno, la busta con 50.000 lire, quella con 45, quella con 30, 35, 25, 20, 5, ti spiegavi il perché anche, hai capito? Avevi il coraggio di spiegarti perché. Sì, perché tu quella volta là che c'era sciopero, questo stava zitto e tu eri quello che avevi in mano il cartello e cantavi, e lui se le lagava il dito. Poi sul lavoro magari dice: no, sei bravo a lavorare, allora alla fine dell'anno qualcosa ti dava fuori. E quando invece entrava proprio il signor Angele, Ugo Angele, di lui prima di vederlo sentivi il profumo del suo toscano, perché lui fumava il toscano. Il signor Angelo, diciamo, che era il titolare proprio della ditta. A luglio del 74 è morto, mi ricordo benissimo, perché noi siamo sposati una settimana, 10 giorni prima, morto di vecchiaia. Sì, già anziano. Le redini praticamente le ha prese in mano il nipote Ariolf Angele, che aveva studiato di ingegnere tessile, anche se non aveva neanche la centesima parte dello zio. Sono entrata nel 65 e ho fatto 18 anni lì.
perché poi dopo ho deciso di stare a casa perché mio papà avevamo la stalla, tornava lui dal lavoro al mattino, io al mattino mi alzavo, come mettevo i piedi giù dal letto tossivo e mio papà mi diceva cambia mestiere. Allora da lì ho deciso che il lavoro era diventato nocivo e faceva male, così ho deciso di stare a casa e ho cambiato lavoro. Però lei era mammifera? No, c'era già qualcosina, però mio papà cominciava già dai tempi. Una cosa che mi ricorderò sempre, il dottor Agosti che diceva una persona che ha lavorato dentro lì 5 anni deve essere risarcita, perché per lui il limite era già superato. Quando abbiamo cominciato a sapere del materiale che era cancerogeno, e insomma ci è andati un po' da fare, abbiamo cominciato con i sindacati, perché lì era una ditta di tedeschi e lì bisognava andare con i piedi di piombo, perché tutta gente un po' particolare, loro vivono in un altro ambito, vivono in un'altra parte, vivono, hanno mentalità diversa dalla nostra. Dopo vi hanno dato delle mascherine, qualcosa di sì, più forte? Sì, sono le mascherine. Però la mascherina, sono le solite mascherine che vedi anche in televisione che mettono su con lo smog, quelle bianche. Sì. Lui è stato processato diverse volte, ogni morte che succedeva lui andava in tribunale e veniva condannato, però non è mai andato in prigione. Veniva condannato, risarcivano, lui ha sempre risarcito le morti. Quando entravi dentro lì, la prima cosa che ti colpiva era il rumore dei telai, il tan tan dei telai, in continuazione proprio, no? Un battito tan 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 dei telai che si muovevano, questa polvere bianca ovunque, le lavoratrici con il grembiule azzurro e il loro cappellino che armeggiavano intorno a queste macchine. In quella fabbrica mi ricordo che l'amianto volava, era un po' come quando i pioppi in primavera rilasciano quei fiocchi bianchi. Ecco, nell'aria c'erano questi fiocchi che volavano. E mi ricordo che le donne alla fine della giornata avevano tutti i capelli bianchi e i grembiuli tutti impregnati d'amianto. Era il 1981. Conoscevo già l'azienda perché io ho fatto la delegata dei tessili, pertanto le delegate sindacali di quella fabbrica erano mie amiche, che erano Nicoletta, che purtroppo oramai è morta, l'Adriana, la Maria Cavalli, che anche lei purtroppo è scomparsa. E la prima battaglia che abbiamo fatto in quell'azienda durante il contratto integrativo aziendale era quello comunque di dare anche alle lavoratrici le protezioni, perché avevano soltanto il grembiule ma non portavano assolutamente le mascherine. Solo che non c'erano mascherine adatte alla lavorazione dell'amianto. Ne provammo un po', però alcune erano troppo spesse, le lavoratrici non riuscivano poi a respirare, altre erano troppo rade e comunque passava di tutto, pertanto mi ricordo che scegliamo una via di mezzo. 100% mette la mascherina quella di per un tot di ore normale, cioè, però magari quando ti sposti fai così la alzi, ma la polvere c'è sempre, perché è insopportabile stare delle ore con una mascherina. Ho avuto discussioni con un medico del San Matteo perché gli ho dato del matto, perché dico, ma figurati, è 40 anni che c'è in piedi e tu mi dici queste cose. E lui si è un po' incavolato e mi ha anche un po' aggredita, nel senso non capisci quello che fai. Poi ho riflettuto bene e sono uscita dall'ambiente del 79. E il vecchio, se non li vedeva con la mascherina, gli sgridava. Perché loro lo chiamavano la puzza, no? La puzza perché avessimo il toscano e sentivano la scia del toscano, quindi aprivano, cioè, arriva, era un allarme generale perché sentivano la puzza, quindi la signora Teresa usciva in giardino, ci beccava sempre a chiacchierare, ma non ci sgridava mai, diceva sempre non è perché voi chiacchierate ragazzi, ma perché la polvere vi fa male, entra in bocca. Ecco, questo non me lo ricorderò, me lo ricorderò per sempre. E allora penso certe volte, allora voi lo sapevate, sapevate le cose come erano? Certo che lo sapevano. Marica, forse verso lo sapevano, loro. Ma non a quel punto che... Angela, ti dico una cosa, io ho assistito un processo, ti dico la testimonianza di Arioff. Detto che lui ha fatto la tesi sull'amianto. Il 61 lo sapeva. Però diceva che era convinto che fosse quello grosso
che faceva male, non sapeva che era quello che non si vedeva che faceva male. La polvere, nel 61, quando per lui l'ha saputo? Probabilmente la faccenda dell'amianto loro la sapevano più di noi, però ormai non c'era più niente da fare, nel senso ormai quando la gente ha lavorato 20 anni dentro lì, può morire come può campare fino a 100 anni, né? Adesso non è che per cui... Siamo stati fortunati. Penso che Ariov non sapeva che la malattia portasse alla morte ultimamente. No. Sapeva già anche quando era giovane. Che firmava le carte era lui, il direttore e altre persone lì, come ha saputo queste cose qua, si sono tolte subito, non ha firmato più niente, si sono licenziati tutti e sono rimasti lì come consulenti. Non firmavano più niente, quindi gli ultimi anni li aveva tutti sul groppone lui. Allora il marito di una persona, stata riconosciuta, ha detto adagio a uscire dalla fabbrica, loro ti hanno fatto ammalare e loro ti devono dare il posto. E infatti la ditta ha preso un pezzo di capannone, ha messo le macchine che lavoravano l'acciaio e i tubi, invece di essere ricoperti con il filo d'amianto, venivano ricoperti con il filo di acciaio e là in quello stabilimento entravano queste con la malattia professionale. Hanno messo a posto così. C'era questo, diciamo, questa buca enorme che dall'altro rompevano i sacchi di polvere. La buttavano dentro. Polvere di amianto. Polvere di amianto veniva impastata. Tipo, ti faccio un esempio. No, più che la amianto, butumiera la dei muratori. Non era amianto. No, era amianto. Amianto, sì. E lì veniva impastato. Vabbè, e poi veniva passato nei forni con le presse e venivano. Fogli. Fogli di amianto proprio. E questo capannone era proprio dietro la vostra fabbrica, la vostra azienda. Sì. Che periodo è stato questo asbest? Ma l'asbest è stata forse negli anni 80, 70-80. Poi quanta gente c'era a lavorare lì all'asbest? Ma non tanti, sono stati 7-8. Non c'è mai stata, da parte anche delle lavoratrici, proprio totalmente la consapevolezza di una rivendicazione che spettasse loro. Alcune sì, agguerritissime, Nicoletta Torza era sicuramente una di queste, aveva fatto addirittura scioperi, lei ricordava, prima che l'azienda venisse... come dire, adottasse delle misure da sola, fuori dalla fabbrica da sola, proprio perché riteneva fosse un suo diritto. E... C'era stata qualche resistenza da parte delle lavoratrici, perché alcune pensavano che fosse una cosa inutile e quasi dannosa, nel senso che si rischiava di mettere a rischio il posto di lavoro per una cosa che in fondo non era sicura. I maschi in particolare proprio vedevano il sindacato come una intromissione all'asbest, per esempio ricordo entrata in fabbrica, questi lavoratori stavano lavorando, mi sono presentata dicendo guardate che avete diritto a un'ora sindacale, sono qui, se volete venire in mensa facciamo, non abbiamo bisogno di nessuno, il sindacato fa politica, noi abbiamo la nostra dignità nel lavoro, non vogliamo sentire parlare e... con i capi insomma che ti giravano immediatamente attorno. Io definirei la storia dell'INAR una storia inquietante, ma anche di donne grandi e straordinarie. Mi ricordo soprattutto la Nicoletta, che era la nostra delegata, che è stata la prima donna dell'INAR a morire. Fra l'altro io ero molto legata a lei proprio perché in un colloquio confidenziale con il nostro medico dell'INCA, lui mi disse Nicoletta non riuscirà a vedere sua figlia diventare grande e io ero all'epoca una ragazzina, Nicoletta era più grande di me, avevo una bambina piccola, mi spaventai molto e non volevo credere a questa, invece è proprio stato così, credo che Nicoletta sia morta a 42 anni. Nicoletta era una donna straordinaria, lei diciamo che tra tutte le lavoratrici dell'INAR lei era quella che aveva capito di più il problema, probabilmente perché aveva già alcuni sintomi, Nicoletta li aveva, era stata proprio riconosciuta malata e fu l'unica donna che lasciò la fabbrica e con il semplice indennizzo che l'INAIL gli diede, lei, anche se erano pochi soldi, lei non andò più in quella fabbrica, lei si ritirò immediatamente, mentre le altre, prendendo un piccolo sussidio, comunque andavano avanti a lavorare dentro la fabbrica, Nicoletta fu l'unica che lì non mise più piede. Beh, e la Nicoletta insieme alla Marchese Adriana,
Marchese Briana è un'altra donna straordinaria, a lei è stata riconosciuta parzialmente la malattia, ma è una di quelle donne che non ha mai mollato e che ha condotto la battaglia fino a pochi giorni fa, che è stata quella del risarcimento delle donne. Adriana è una donna consapevole della sua situazione e tutte le volte che la sento mi dice: cerco di non pensare al mio futuro, ma cerco di vivere l'oggi con felicità, godendo delle cose di ogni giorno, e io l'ammiro moltissimo, e tutte le volte che mi dice questa cosa mi si stringe il cuore, però io sono d'accordo con lei, bisogna vivere l'oggi cercando di viverlo bene con serenità, e lei lo fa e riesce a farlo e l'ammiro moltissimo. Le donne prendono coscienza in quegli anni e avere un'opportunità lavorativa era anche un pezzo di autonomia, e quindi ho la libertà di uscire di casa, accudire i miei figli, mi guadagno comunque da vivere, non dipendo completamente. Ricordo Allina degli otto mazzi eccezionali, insomma, proprio anche sotto profilo culturale, davvero le dico anche con una dose di tenerezza, per dire come da parte di queste donne c'erano anche lezioni di vita. Tra l'altro la Cinzia Fontana che c'è adesso, da ragazzetta è venuta Allina, me la ricordo benissimo. Faceva la sindacalista, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra ancora lei. Questa è stata la prima interrogazione che ho presentato quando sono entrata nel 2008 al Senato, perché nella legislazione che negli anni era stata prodotta con il governo Prodi era stato istituito il cosiddetto fondo amianto. Fondo amianto, e era l'inizio del 2008, si demandava ad un regolamento l'attuazione di questo fondo amianto, che era un regolamento che doveva essere emanato, adesso non mi ricordo esattamente, entro 3-4 mesi. Siamo alla fine del 2008, nel frattempo era cambiato il governo. Il regolamento non era ancora stato emanato, per cui presentai l'interrogazione per sollecitare l'emanazione del regolamento. Siamo a marzo-aprile del 2009, l'inizio del 2009 è stato assegnato una serie di lutti a Romanengo. 4-5 donne che nel giro di pochi mesi sono decedute. Che mi ricordo molti amici. Maria Cavalli, ecco quella lì, proprio un'amica da giovane, lavoratrice insieme, è stata per me forse la cosa più che mi è mancata di più. La mia conoscenza dell'INAR prima di diventare amministratore era questa, no? Una fabbrica operante in paese da tempo, che dava lavoro a tante persone e nella quale lavorava questa mia zia. Da quando poi ho iniziato questa esperienza di amministratore, parliamo del 95, è evidente che l'INAR l'ho conosciuta anche per altre questioni. La caparbietà e la grandissima determinazione del sindaco Cavalli sostanzialmente mi costrinse a provare, almeno insieme all'avvocato De Blav, verificare con gli eredi della proprietà INAR se ci fossero le condizioni per addivenire ad un accordo con gli ex dipendenti, quindi una sorta, anche se è davvero improprio dirla in questi termini, di risarcimento postumo per chi era transitato, aveva lavorato, chi più chi meno, all'INAR negli anni della lavorazione della fibra d'amianto. Dopo la scomparsa di Ariol, dell'allora titolare, vennero qualche mese dopo un paio degli eredi, un fratello, un nipote di Ariol, che vennero nel mio ufficio, e io quando li vidi in questa visita di cortesia fatta al sindaco del paese, immaginai che la loro intenzione fosse quella di in qualche modo chiudere questa esperienza produttiva in loco, mentre invece in questo primo incontro di conoscenza loro immaginavano di trovare una nuova collocazione per l'attività produttiva, ma erano assolutamente intenzionati a continuare questa esperienza che a quel tempo dava lavoro ancora a 25 persone di questo territorio. A distanza di qualche mese, evidentemente scoprendo tutta la vicenda INAR anche nella sua drammaticità,
le stesse persone vennero da me, ed era il mese di ottobre, dicendomi che con la fine di quell'anno, e siamo alla fine del 2005, l'INAR e l'ASBES sarebbero state messe in liquidazione, avrebbero chiuso l'attività, segnava l'avvio di un nuovo percorso che non poteva prescindere da tre aspetti fondamentali. Il primo, senz'altro più imminente, immediato, era quello legato alla ricollocazione di queste 25 persone. Quindi sul tuo territorio, e io ero sindaco da qualche mese, chiude una fabbrica che dà da lavorare a 25 persone, e quindi c'è un problema sociale in qualche modo. Allora il primo pensiero fu quello, capire come in qualche modo si potesse affrontare questo tema, e lì si fece una grande azione, grazie anche al sindacato, grazie anche alla cessione di alcuni rami d'azienda che produssero in qualche modo la ricollocazione di buona parte di queste persone, con l'avvio di un percorso di mobilità e di prepensionamenti. C'era un parlamentare di Crema, Renato Strada, che si è messo, diciamo, a capo di questa delegazione per portare avanti il problema di Romanengo, ma non solo quello. Lui, perché era qui vicino, ha preso come esempio noi, da portare a Roma, perché ormai la cosa sta scoppiando un po' dappertutto, finché diciamo, è riuscito nell'intento. Nel giro di un anno e mezzo, sono riusciti a far passare prima la Senato, l'anno dopo la Camera, insomma nel giro di un paio d'anni la legge è passata esecutiva, e da settembre è venuto proprio, c'era il risarcimento di 6 mesi ogni anno passato in fabbrica dell'amianto. E noi ne abbiamo usufruito dal primo dell'anno del 2004, e io il 30 novembre 2003, un mese prima, mi sono stato a casa un mese prima di tutti. Il secondo è stato quello della messa in sicurezza e della bonifica dell'area, totalmente a carico degli eredi, e questo è stato il primo risultato importante. Il terzo tema era senz'altro quello degli ex dipendenti, che nel frattempo, ahimè, avevano cominciato a vivere questa drammatica vicenda legata al tema della malattia, dell'asbestosi, delle malattie correlate al contatto con questo materiale. E da lì abbiamo iniziato un percorso che ancora non è evidentemente concluso, e nel quale anche l'amministrazione credo abbia fatto la sua parte. Il progetto è nato perché l'allora sindaco Giovanni Silva, ecco, avendo questi lavoratori un po' lasciati soli, perché l'INES si interessava di quelli che avevano la malattia professionale riconosciuta, e invece i lavoratori che non erano riconosciuti praticamente non avevano nessun punto di riferimento, e quindi vivevano quella sensazione di abbandono. E da lì è nata l'idea, guardandoci un po' insieme, di mettere insieme un progetto, parlando con l'azienda ospedaliera di Crema, a favore di questi operatori, che in qualche caso ha prodotto qualche diagnosi precoce di malattia tumorale, regalando qualcosa in più al paziente, in questo caso all'ammalato. In altri casi magari invece ci ha permesso di avere qualche caso di asbestosi, di seguire meglio l'evoluzione di questa malattia a questi pazienti. Ma io penso che importantissimo per loro era avere un punto di riferimento. Essere soli con le proprie paure, vedendo che molti dei tuoi colleghi di lavoro sono morti, e magari fino a 3, 4, 5 mesi prima stavano bene, improvvisamente si ammalano, dal punto di vista della situazione psicologica ti dà una fragilità importante. Poi cominciava a sparirne uno, sparirne due, sparirne tre, così. Ci ho pensato per qualche anno, 2, 3, 4 anni, 5, poi ho detto che io devo stare qua fino a che campo, a pensare cosa devo fare, cosa non devo fare. Malattia se diviene quella che è, rimedi non ce ne sono. Io non sono mai andato da nessuna parte. Le ragazze vanno tutte a Monticelli Terme, fanno qui, fanno là. Io non sono mai andato via da qua per fare una mezza cura.
perché a Milano il primario l'ha spiegato: tu puoi andare dove vuoi, anche sull'Everest, ma se ti salta fuori, dopo sei mesi non ci sei più, punto e basta, puoi andare dove vuoi. Il più brutto di tutto è quello che noi, lavorando, avevamo su dei grembiuli e la polvere si portava anche a casa, perché a lavare il grembiuli si portava. E allora adesso il nostro cruccio è: abbiamo intaccato qualcuno nella famiglia? Questo non si sa. Però voglio ricordare anche la nostra gioventù dentro lì, perché noi ci divertavamo anche. Eravamo tutte ragazze giovani e spensierate. E tutte amiche. E tutte amiche. Conoscevate la signora Giovanna Brambilla? Sì, era mia nonna. Sì, sì. La mia compagna di lavoro, ci ho lavorato tanti anni con lei. Sì. Sì. Era brava la tua nonna. Era brava, sì. Ma era una ragazza semplice, sì. Scherzosa. Mangiava la R. Però lei, ecco, ha lavorato sul telaio con la fibra blu, e quella è stata per lei forse quella che l'ha proprio fatta ammalare, ecco, diciamo, perché, come ti ripeto, l'amianto blu era una cosa proprio micidiale, ecco. Aveva qualcosa in più dell'amianto bianco. Era una che, quando si doveva manifestare, diciamo, sciopero così, lei non mancava, lei c'era sempre. Mm. Sì. Sì, lei c'era. Io ti dico la mia, sì. Io sono entrata a 15 anni, ho solo visto quella fabbrica lì, non so se è stato bene o male, però ho avuto dei bei momenti. Anzi, noi lavoravamo tanto volentieri in quell'azienda lì, sì. Che proprio non volevamo neanche proprio, sì, cambiare per qualcos'altro. Perché anche i datori di lavoro erano brave persone, eravamo una, diciamo, operaie unite, sì. Volevamo bene. C'era una bella amicizia, sì. E che tuttora c'è ancora. Tuttora siamo seguiti ancora, sì, seguiti ancora. Dall'ASL di Crema, e tutti gli anni facciamo i nostri esami e siamo tutelati, ecco. Siamo tutelati col Comune di Romanengo, tramite il Comune di Romanengo, con l'ASL dei medici di Crema, della pneumologia, e siamo sotto controllo, ecco. E invece dopo sono sempre andata, dopo si è intervenuto anche il comune, io tutti gli anni vado, quando c'è l'orario, sì, per caso vado sempre, ma lui un po' in crapone. Ma io potrei andare gratuitamente da tutte le parti? Lui deve andare Milano, gratuitamente, non va, non va, perché dice: intanto sono malato e non mai. Ma da quando mi hanno trovato non ho fatto più niente, ma anche quando andavo ancora a lavorare, mi ha già trovato, io non sono mai andato una volta a fare una cura a Monticelli come tutti, non sono mai andato a Cremona, né a Crema, né a Milano, non vado più da nessuna parte. Io vado volentieri, sinceramente, anche due, allora, volte all'anno. Quelli che non hanno la malattia, già gli conviene andare, perché se salta fuori lo sanno, hanno i loro passi da fare, fanno la denuncia all'INAIL, hanno diritto a un risarcimento, eccetera, eccetera. Ma io ormai non posso fare niente, quello che è lì da anni, è fermo lì, è chiuso. Ma del momento, lui, se sarà, dice così. Se non avrò fortuna, finisce lì. È così, eh. Speriamo di no. Speriamo di no. Adesso non lo so cosa facciamo. Guerini, se te mi ore, tara che mette funigota, ne? Muoio, me per te. Oddio, ci sarei preso. No, questa tagliala, ne? Tagliala. E chi ha pagato più che tutti è Ario, che era quello più buono, diciamo, sì. Un ragazzo che ha poi lavorato in fabbrica con noi. Sì, sì. Lavorato, abbiamo giocato quando era giovane, che veniva giù, e abbiamo lavorato in fabbrica con noi, e abbiamo condiviso le nostre spensieratezza, le nostre preoccupazioni, e dopo, diventando dirigente, è cambiato, è diventato anche silenzioso. È quello che ha pagato gli errori degli altri, diciamo. Di fatto. Diciamo. E non porto odio con una persona, perché anche il nostro datore di lavoro ha avuto anche lui lo stesso problema che hanno avuto i suoi operai, di malattia e di morte. Anzi, lui ha avuto anche dei casi un po' particolari, che non poteva più neanche andare nella sua Germania perché aveva delle precauzioni con la giustizia e tutte quelle cose lì. Dai, vieni, Luigi. Ciao, anche la costina.
Ogni got, lo fa due chiacchiere anche se a te, lo fa due chiacchiere. Stiamo andando lì. Supri anche da venno. Fatto che lì c'ha, dai che vuol dire. Dai che vuol dire per tanto. No, anche solo lì dove c'è l'ufficio, così tanto per dare un'idea. Qua materiale, qui ci sono tutti i lici, le cantre che girano, esce il materiale, sotto c'erano i dischi, le cassette dove andava dentro il materiale, poi andavano portate alla calandra dove calandravano lo spessore e facevano le bobine, c'era su a mano una volta, poi dopo negli ultimi momenti abbiamo preso i telai più moderni, già con l'avvolgitore dietro. Se vi dico una parola che inizia con la A, che parola vi viene in mente? Con la A? Con la A? Amianto. Amianto, amicizia. Amicizia. Beh, ecco, mettici l'amianto, mettici l'amicizia. Amicizia. E resta più l'amicizia, ecco l'amicizia che c'è tuttora. Quindi tutta la inner era tutta qua. Thank you.